Investi in te stessa, è l'investimento che paga i più alti interessi. Così, buongiorno, spaccadome. Il primo? Dolphin, dai. 3, 2, 1. Dolphin 30 secondi. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Portate bene la testa, op, su e giù. 5 secondi, poi toe touch. Non andiamo a canna, non esageriamo. Adesso toe touch, mi tocco i piedini. Di qua e di là. Di qua e di là. 15 secondi. Cinque. Uno. Adesso plank, tre appoggi braccia. Cominciamo con questa serie qua così. 20 secondi. 15. 10. Poi plank, tre appoggi, gambe. Uno, via, plank, tre appoggi, gambe. Ci scaldiamo per bene stamattina. Così, così. Quindici. Hop, hop, hop. Twist plank in. 5 secondi. 1. Twist plank, dai. Vado un po' di qua e un po' di là. Solo 20 secondi. Dai, 18. Relax. 10 secondi. 5, 3, 2, 1. Pausa. Sono già carico stamattina, così, non so perché. 12 secondi e si riparte. Adesso facciamo un bel giochino, sit up e un altro esercizio. Sarà sempre sit up un esercizio, via, sit up, hop. 30 secondi, così facciamo un bel po' di sit up. 30 secondi di sit up, dai. Dopo reverse crunch. Quindi porto sulle gambe. Ma che bello è alle 7 già questa luce, così. Poi sono le ore più belle, quelle del mattino in estate. Reverse crunch. Le ore del mattino, in primavera e estate, che hai la luce, che non è più quel freddo invernale. Cominci già ad avere energia manetta. Io adoro la mattina presto. 10 secondi. 5 e poi di nuovo sit up. 1. Sit up. Di nuovo.
poi lying leg raise, porto su gambe bacino, 10, 5, dai dai, 1, lying leg, hop. Via via. Venti secondi. Solo 12. Dai. Cinque. Uno. Sit up. Hop. Bene, su e giù, eh. Bene, su e giù. Cinque. Dai. Adesso circle con le gambe di qua e di là. Fare tutto sto sit up è tosta, eh. Ve l'ho messa apposta. Non per annoiarmi, ma perché è utile. 10 secondi ancora di circle, dai! Ruotiamo le gambe di qua e di là. Pausa! Venti secondi, ripartiamo, respirate bene. Dopo preparate i pesi. Non prendete i pesanti, perché alcuni esercizi con quelli pesanti non ce la fate. Se avete solo 7,5-10 bottiglie, fidatevi, fidatevi. È pesante, cioè non è pesantissimo, però alcuni movimenti non riuscite. Crunch. Hop. Gambe a terra. 20 secondi. Solo 10. Dai che ci siamo. 1. Cross crunch. Dai. 10 secondi, poi ovviamente cambi gamba e braccio. 2, 1, cambio gamba sinistra, gamba destra, braccio sinistro, che si vanno a toccare. 10. Poi crunch, raccolta gambe. Due. Uno. Che è un double crunch, ok? Hop. Su, raccogliendo anche le gambe. Potevo scrivere double crunch in effetti, eh? No! Ieri sera avevo voglia di scrivere crunch, raccolta gambe. Pensa un po'. Ogni tanto la mia mente contorta. Cosa pensa? L'ultimo crunch 90. Siete pronti? Ora gambe 90, crunch. Dai.
Dai, 20 secondi. Ci siete, 12. Oh, 5. Bang! Eccoci qua! Spaccadome fatto! Cominciamo subito! Prendo i miei 5 kg e i miei 7 metri, 5 per i primi esercizi, eh! Vi spiego com'è. È un 30-10. 30-10, 30-10, 30-10. Arrivo, eh! 30 di lavoro, 10 di pausa, 6 volte e poi vi ho la pausetta lunga. Mettetevi in side plank sinistro e prendete un peso davanti a voi, il più leggero che avete. Ok? Ci siamo? Si parte. Il primo è side plank, su e giù classico. Quindi easy, direte, ma dov'è la difficoltà? Tabon che arriva adesso, tabon che arriva! Via! Side plank, su e giù, 30 secondi, solo 20, hop. 10, ci siamo, 5, 3, 1, giù a terra, il prossimo side plank più extra rotazione della spalla, per quello che ci vuole un peso leggero. Via, extra rotazione, sono fermo in side plank ed extra ruoto il braccio. Siamo sempre dallo stesso lato, eh? 15 secondi, qua cominciate a sentirlo. Se avete il peso pesante, mettetelo via. Io già con i 5 sto facendo una fatica bestiale. 1, pausa. Adesso, spinta. Porto sul braccio, ok? Col peso. Via, side plank e porto sul braccio. Uff. 20 secondi con i 5 è durissima, ragazzi, è durissima. Oh, 10. Ci siamo. 5, 2, 1. Pausa. Cambio lato. Miseria se è dura questo. Maledetto Nico Pisch. Maledetto Nico Pis! Via, side plank! Su e giù! Ho cambiato lato, eh! Sono andato all'altro lato! Che dite, qua il cuore lavora? Secondo me sì! 8! 3! 2, 1, pausa, come prima, side, da posizione di side plank, fermi, extra ruoto, via, extra ruoto, hop. Fermi lì, è durissima, lo so. L'avevo già visto ieri che era durissima. 5, 1, pausa, spinta, side plank più spinta. Miseria se è dura, ragazzi, pesissimo. Via, spinta su, prendo e spingo su, prendo e spingo su. Dai che vi faccio svegliare per bene oggi, eh? Se il buongiorno si vede dal mattino, cotto, aiuto!
5 3 1 pausa. Pausa lunga adesso. Via. Aspettate un attimo che ho sbagliato nel timer, sennò poi ci incasiniamo tutto il tempo. Ok. Bene, 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 bene. Come va? Il prossimo. Glute bridge. Mono. Pesi fermi su qua. Partiamo dal glute bridge mono destro. Ok? 5 secondi e si parte. Gamba destra tesa. Via, i pesi sono fermi su glute bridge mono destro. I pesi sono fermi là, sono fermi sopra. Non li spingo, non li muovo, non faccio nulla. Glute bridge mono destro. Spingo e vado su. Pausa. Adesso glute bridge mono con i due pesi sul bacino, uguale a prima, però i due pesi invece che tenerli su li tengo sul bacino. Dai, dai, 15 secondi. Dai che lo tenete. 3, 2, 1, pausa. Adesso glute bridge mono, sempre la stessa gamba, quindi la destra tesa, nella sinistra ho il peso, spingo, spinta, via. Hop, glute bridge mono e spinta. Hopla, coordinata, spinta con salita. Dai, spingo per salire e spingo il braccio col peso. 5 secondi, poi si cambia la gamba. 1, pausa. Prendo il secondo peso, adesso è la gamba destra che è giù e gamba sinistra tesa. Pesi dritti su, fermi. Glute bridge mono. I pesi adesso non si muovono. Muovo solo la gamba. Dai, Muovete solo la gambina. I pesi sono fermi lassù. Dai. 1. Pausa. Pesi sul bacino. Glute bridge mono, la sinistra tesa, la destra giù, via. Glute bridge mono con i pesi sul bacino. Hop. Su e giù per bene. 15. Miseria, la tua miseria.
Dai. Faccio fatica anche a camminare. Faccio fatica a camminare. Le chiappe. Adesso deadlift mono. Due pesi. Partiamo dalla gamba sinistra a terra in isometria e stiamo fermi lì. Via. Fermi lì. Non ci muoviamo. 30 secondi in isometria. In equilibrio sulla gamba sinistra. La gamba destra è dietro tesa. E stiamo fermi. 10 secondi, guardate un punto fisso. Pausa. Adesso, deadlift mono classico. Su e giù. Via. Su e giù. Con due pesi. Sempre la stessa gamba. Pausa. Deadlift mono più spinta su. Stessa gamba. Via. Deadlift, spinta braccia. Deadlift, spinta braccia, dai. Dai, dai. Forza e coraggio. Ci andiamo. Cinque. Pausa. Ricominciamo con l'altra gamba. Isometria, deadlift, gamba destra. A terra. E sto fermo lì. 30 secondi. Non mi muovo. Ci siamo, 5 secondi. Pausa. Deadlift classicone. Muovendomi. Via. Su e giù per bene. Otto. Pausa. Deadlift mono più spinta al cielo. Via. Deadlift e spinta. Deadlift e spinta su. Dai, dai! Pausa! Pausa! Pausa lunga! Di nuovo! Adesso! Affondo più posteriore! Ok? In questo caso affondo, spinta, affondo, spinta, affondo alternato, destra e sinistra, eh? Come sta le chiappe? Prima il bridge mi ha ucciso. Dai, affondo anteriore alternato più alzata, scusate che spinta. Ci siamo? Via, affondo destro, alzo, affondo.
che altro, fate assieme. Affondo e alzo il braccio. Attenzione sempre al ginocchio, che non deve superare la punta del piede. Ci siamo? Pausa, adesso un solo peso, affondo laterale destro, quando torno su, spinta su sinistra, via, affondo destro, spinta su sinistra, affondo destro, spinta su sinistra, dai, affondo laterale destro, spinta su, affondo laterale destro, spinta su. 8 secondi. 3. 1. Pausa. Affondo laterale sinistro. Più spinta su destra. Ci siamo? Via. Affondo sinistro. Spinta su destra. Dai. Io i 5, i 7,5 non li ho ancora toccati e sto sentendo bene il lavoro, per cui vediamo di non strappare. 10 secondi, 3, 1, pausa, affondo, posteriore alternato, più alzata doppia. Via, fondo e alzata, affondo e alzata, dai. Dovete fare assieme il movimento di affondo e di alzata braccia. Dai, Tre, uno. Pausa, ripartiamo, affondo laterale destro, spinta su sinistra, è tosto ragazzi, via, affondo laterale destro, spinta, affondo laterale destro, spinta, 20 secondi, 15, 10, 5, 2, 1, pausa, affondo laterale destro, sinistro, scusate, più spinta destra, via, affondo laterale sinistro, spinta destra. Dai, dai, teniamo duro, non manca tanto, siamo quasi in fondo, 10 minuti circa di lavoro ancora. Siamo già quasi a mezz'ora, opla, per cui siamo in fondo. Pausa, lunga, glute bridge, qua prendi 7,5. Perché facciamo un po' di petto. Allora, glute bridge più spinte petto. Quindi da glute bridge hold spingo il petto, ok? Glute bridge hold e faccio le spinte del petto. Via, glute bridge hold, spingo su i manubri, quindi il gluteo sta lavorando e intanto faccio lavorare anche il petto. Spingo bene, guarda come spingo. Pausa, glute bridge,
più spinta, anzi scusate, più apertura a destra, via, apro solo la destra, la sinistra la tengo su, scusate, apro la destra e la sinistra è ferma su, da Groot Bridge apro la destra e tengo su la sinistra ferma. Pausa, giù, poi facciamo il contrario. Glute bridge hold, la destra è ferma su e apro solo la sinistra. Via, apro la sinistra, la destra è ferma su. Apertura sinistra del petto. Solo in glute bridge hold, eh? Quindi le chiappe sono tese, sono contratte. Dai, pausa, di nuovo, glute bridge hold più spinte, 2, 1, glute bridge hold spinte, sono sempre 30 secondi di lavoro, 10 di pausa e cominciamo ad arrivare in fondo ormai, dai. Pausa, glute bridge, più apertura destra e la sinistra è ferma là, non si muove la sinistra, via, apro la destra, op. E come apro la destra, e come sono in glute bridge hold, dai dai, sinistra ferma, destra la apro. Dai che lo tieni! Pausa! Glute bridge hold! Destra ferma! Sinistra apre! Via! Apro bene! E chiudo! Apro! E chiudo! Braccio singolo apertura! Continua! Solo 5! Pausa! Pausa lunga! Stiamo finendo, mancano due blocchi di lavoro e poi abbiamo fatto! Dai! Adesso abbiamo a fondo cross! A fondo cross alternato, peso sulle spalle, peso qua sulle spalle e faccio un affondo posteriore incrociato alternato, 5 si parte, via, affondo cross. Dai dai, 15 secondi! Solo 5! 1! Pausa! A fondo! Cross! Destro! Più spinta! Su sinistra quando salgo! Via! A fondo cross destro! Spinta sinistra, a fondo cross destro, spinta sinistra, dai! Hop. Dai che ci siamo! Dai, dai!
Teniamolo! Pausa! Affondo cross! Sinistro, più spinta a destra! Via! Affondo cross sinistro, spinta a destra! Dai, Dieci secondi! Affondo cross e quando salgo spingo! Uno! Pausa! Affondo cross alternato! Pesi sulle spalle! Via! Da una parte e dall'altra! Da una parte e dall'altra! 15! Dai che ci siamo! Ritmo buono, senza esagerare! Andiamo di qua, andiamo di là! Pausa! Affondo cross destro, spinta sinistra! Via! Affondo! Arrivo su, spingo! Affondo e spingo! Affondo e spingo, dai! Ancora, ancora! Lo teniamo! Sempre! Dai! Due! Uno! Affondo sinistro! Spinta destra! 5 minuti abbiamo finito! Siamo in fondo! Via! Affondo! Spinta! Affondo! Spinta! Su! Hop! Affondo e spinta! Affondo sinistro! Spinta destra! Come andiamo? Dai che ci siamo! 8 secondi! Poi l'ultima pausa lunga prima di iniziare, gli ultimi 4 minuti di lavoro, pausa, ultimi 4 minuti di lavoro, qua facciamo aperture, braccia così, ok, da piegati, nel primo, secondo alzate frontali alternate, nel terzo, apertura laterale, spinta su. Ci siamo? Prepariamoci in posizione. 2, 1, aperture. Piano piano, ci concentriamo bene sul movimento. 20 secondi. 15, solo 10, tre, due, uno, pausa, alzate frontali alternate, sinistra e poi destra, sinistra e poi destra, via, sinistra, destra, sinistra, destra, dai! Dai che lo tieni, 15 secondi! Otto! Dai, dai che è leggero questo, su! Due! Uno! Pausa! Alzata laterale! Press, ok? Via, alzata laterale. Press. Alzata laterale. Press. Stop. Lato. Su. Questo lo senti di più. Lato. Su.
lato e su, dai. 5, 2, 1, pausa. Si riparte, aperture, piegati a 45 gradi. Via. Per bene, eh? 20 secondi. Tienilo. Solo 10. 5. 1. Pausa. Alzata anteriore alternata. Dai che ci siamo veramente alla fine. Via, sinistra e destra. Sinistra e destra. Ultimo minuto di lavoro. Hop. 10 secondi. Lo tieni. 5. Pausa, alzata laterale, spinta su, 30 secondi e abbiamo finito, via, lato, spinta, lato, spinta, dai, lato, e spinta, e lato, e spinta, dai. 10 secondi, lo tieni. Hop. 3, 2, 1, bang! Frasina e doccina. La vita non arriva con le istruzioni su come viverla, ma arriva con gli alberi, i tramonti, i sorrisi e le risate. Quindi, mio consiglio spassionato, goditi e viviti il presente. Signori e signore, da Cotto è tutto, buongiorno.